Buonasera, temo di essermi scordato la sigla. Vabbè, Vabbè, facciamo finta che c'è stata la sigla, ragazzi. Anzi, la vogliamo mandare? Dai, mandiamo un attimo la sigla. Aspetta, faccio solo l'intro, aspettate, eh. Ok, facciamo finta che è iniziato tutto adesso. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Senza la sigla che mi sono scordato a mettere, mi sto rincoglionendo. Cioè, difatti mi chiedevo, non mai sto in diretta ma non vedo la sigla. Non l'hai mandata, sei un coglione. Vabbè, allora, a parte questa cosa qui. Buonasera Dado, buonasera Lender, ciao Ale Baig, Martelli, Fragigioschi. D-Boy, mitico Hild 1988, buonasera. Pippo Benza, Lender, Sonia, ciao a tutti, belli. Ribuonasera, sì, ribuonasera. Stasera, solito format, corriamo insieme a voi, garette solite, insomma, penso ormai le conoscete bene il nostro format. Comunque, si corre su PC, SA minimo richiesto per entrare è 40, e le gare saranno a Red Bull Ring e poi a Valencia. Ciao, Uè, ciao Intrepid, ciao Jay Panta, ciao Pozzo, Chic Sniper, quanta bella gente che c'è, ragazzi. Spero che avete passato una bella giornata. Per me oggi è stato un giorno di ferie. E quindi di solito i giorni di ferie lavoro più dei giorni di lavoro perché tra mia moglie e mia figlia mi distruggono. Però a parte questo, insomma. Bene, la prima non posso farla. purtroppo si sì, sta nel coso là, nel. Come si chiama? Nel DLC. La prima è pure sciolta, rilassata proprio, raga, mentre la seconda inizieremo a farla in modalità preparazione per l'endurance di giovedì prossimo. Ricordo che giovedì prossimo c'è la gara endurance a Valencia. Ovviamente prima di arrivare a giovedì faremo altre live e per l'altra settimana sarà un'altra settimana piena di live, come la settimana scorsa, non come questa, che queste ne ho fatte tre. Comunque non so poche, però sono meno del solito. Le GT2, mi sa che GT2 hanno fatto la fine del GT4. Quel DLC vale molto più per la pista che per le macchine. Dicevo, quindi prossima settimana ci sarà live sicuramente lunedì perché esce il DLC del Nosh Life qui su ACC. E martedì vediamo, però l'idea è di fare qualcosa pure martedì sul nostro amato farming. Mercoledì faremo il track day per allenarci per l'endurance del giovedì. Giovedì faremo la gara dell'endurance. Venerdì probabilmente faremo un'altra seratina di garette, quindi settimana bella piena. Beh, meno male ragazzi, cioè, no, meno male che mi dispiace che non la potete fare, però sono contento che almeno insomma switchate, ecco, diciamo. Andiamo nella stanza dei bottoni dove ci aspetta sicuramente. Ecco, Eccolo. eccolo. No, con quale nome? No, aspettate un attimo No, che ce la vedo da tieni. lontano qualcosa. Ciao, Vito. Grazie, No, capi. Mamma mia, grazie per gli 11. No, va bene così. Anzi, inquadriamo la live, per Allora, favore. Sam sarà chiccato per questa cosa per entrare Grazie. nel server se corre Tanto non entra, stasera. vedi, Ecco. l'aveva già. La Comunque, sapeva già ciao a tutti, lunga. buonasera. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera. Al signor. Posso dire come No, ti chiami su no, Discord? io non mi chiamo così su Discord, innanzitutto. Cioè, quel cretino di Sam, per non dargli un altro attributo più amichevole, come mi ha rinominato dentro il server Discord. Io Ovvero? non lo dirò mai. Allora, Tanto Diego, ringraziamo Andrea per i 9 mesi, se lo grazie dici, te lo toglie. Non Andrea. c'è No, bisogno di ma. nascondersi. No, ma Cioè, la devi tua solo. natura è questa. Devi solo dire il tuo nome. Io mi chiamo Diego, sono tu. No, il tuo nome è qui. No, non c'ho nomi lì. Incredibile, cioè, è veramente pazzesco. Non ce la fa, è più forte di lui. È più forte lui, cioè, è peggio di come dire a Sam che schifo Valentino Rossi, veramente. Infarto, infarto.
Eccoci qua. Oh, allora, tanto ho avviato il server, eh? Vabbè, attenzione, ah, cambia discorso. Cambiamo argomento. Non ce la fa, non ce la fa. Lui. Signori, vi saluto nel frattempo. Attenzione, tanto sì, potevi pigliarlo in mano un volante, invece di... Devo uscire ora, arrivederci. Ah, vattene un fanculo. Tanto ti chiccavo, perciò pure se rientravi... Te non ti preoccupare. In chat, perché mi sarà qualcosa sulla Lazio. Sì, mi sarei cambiato nome anche su ACC. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Sam. Sto aprendo, eh? Sì, sì. I love you when you call me. Oh, madonna, mal di denti, brutta cosa, Michele. Aia, brutto mal di denti. Mamma mia. Poche cose ti che fanno scapocciare. Che gioco giochiamo, Franci? Andiamo su ACC. Allora, il server, ragazzi, si chiama, siamo al solito, l'Unix 28, 1.89, Mazz fanno cose. L'ingegnere arriva per gara 2, perché non, lui se non fa il VIP... E non... che fai, te ne privi? Però vabbè, ci abbiamo un po' sentito in gara 1. Grazie per il livello 1, attenzione. Allora, cerchiamo il server, ok, ci siamo, possiamo anche imboccare, direi. Yes, arriviamo. Vabbè, vi posso mettere intanto... Green light, go go go! Ok, io sono entrato. Aspetta che sei sminchiato. Che è successo? Cioè la scena non è più giusta. Nel senso che bene. Ragazzi, se non vedete il server vuol dire che ah no, so io qual è il problema. Ma cosa si vedeva? Vi vedevate voi, ragazzi? No, devo palesemente cambiare qui. Questo sai da cosa dipende? Che dal VR. Dal VR, perché per... Ecco qua, comunque risolto subito. Praticamente prima c'avevo tutti e quattro i monitor attaccati alla scheda video, la NVIDIA, certo, no? Ne è staccato uno per attaccare il VR. Ne ho dovuto levare due, perché erano troppi monitor per il VR, che certo, ruba una banda incredibile. Li ho messi sulla scheda integrata e quindi mo il numero identificativo del monitor non era un altro. Non corrisponde più, giustamente. Attenzione, Marco, grazie. Sì, raga, lunedì faremo lobby a Notch Life. Ah, Simon mi fa notare che sembrava tutto fatto apposta per far vedere il tuo nome di Discord, ma non era così. Era veramente c'era il monitor. Ci tengo a dirlo, ragazzi, non è il mio nome, cioè non mi chiamo così su Discord, non diamo informazioni false e tendenziose, è quel cretino di Sam che... ragazzi, non vedete il server dove state su PC, insomma ci mancherebbe che non state su PC, cioè nel senso state dove pare, però dico corremo su PC e l'SA minimo 40. Perché ti stai complicando così tanto? No, perché ho detto ci mancherebbe che non state su PC, sembra poi, capito, che ce l'ho quelli su console, no? Fate come pare, però dico... Pezzi di merda consolari, che cazzo venite a fare, che periodo... tanto non potete giocare. È un periodo che ti sta attento a tutto quello che dici. Non si vede il server? Che senso? Beh, il server si trova server così, vedete? Vedere, ragazzi. Sì, 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 no, ho dato una dimostrazione pratica. Basta cercare Lunadix Nu89 oppure Mazz. Ciao, Luis. E si va. Ammazza che password che c'era dall'altra volta. Avevamo usato tipo la Divina Commedia. L'altra volta era bella lunga, sì. Non me la ricordo, ma era bella lunga. Aspetta, macchina alternativa? Io non posso, porca... Tu non vuoi perché, vabbè, mo sei ingaggiato. Sì, sì. Io tra due settimane si parte con la Porsche. Che pista è? Che pista è? Red Bull Ring. Però goditela. Me la godo? Quindi? Mi do via Ferrari? Grazie, ma io me la goderei. Dopo ogni volta te penti che... per fare scelte fantasiose esotiche... Vabbè, però... Boh. Sì, Red Bull è DLC, ragazzi. Sono indeciso pure per magari un bel BMW old style. Bello, l'M4 comunque è un bel BMW. Dai, di motore ce n'è tanto. Mo' riprovo il BMW. Che questa è una pista, dai, che ci può stare il BMW, secondo ci può me. Stare, ci può stare. Ci può stare il BMW? Ci può stare, ragazzi. Facciamolo un po' strano. Bravo. Mazz arriva dopo per gara 2, ragazzi. La password un attimo e ve la do. Sì, perché non mi fa entrare? Ah no, ho cambiato macchina, devo rimettere la password. Sì. Sono distruttissimo oggi, quindi mi metterò subito l'occhialino da competizione. Onde evitare esplosioni di capillari. Grazie, minchione, minghione. No, no, no. E si chiama lui così. Non è che l'ho offeso. L'ho letto da lontano. Qua arrivano scemi minchioni. Cioè, ma tutti da te, no? Ci tutti mancherebbe. Da te. Guardate che professionale, ragazzi. Sì, sì, GT3, ragazzi.
Allora, intanto stiamo in siamo tutti? Stiamo, cioè possiamo andare con il quiz? Sì. Ok, sì, qui al Kong Strong Ring, ragazzi, allora la password per entrare è facile, stasera è facile. Pronti a scrivere, tutto minuscolo, tutto attaccato anche se è una parola sola. È la marca del visore che ha provato oggi nel video nu. La più facile di così, ragazzi, cioè. Allora ditelo se non guardate i video, mo vediamo. Attenzione, vediamo il primo che la sa. Non lo stanno scrivendo, raga, non va nessuno bene. Ha guardato, no, Sparco no. No, il visore, raga, il visore Sparco, guarda Sparco, cioè Mondial Casa, allora facciamo marche a caso. Mega fotonico è entrato per primo. Perché Mondial Casa, avuto... Michele, hai scritto pure tu. Ha avuto il tempo di andare a vedere. Sì, state andando a controllare, raga, non va bene, troppo lenti. Anche perché è facile, 5 lettere, cioè. Teleco. Teleco. Grazie. Sono contento che sia piaciuto. Vabbè, la password è ormai possiamo dire, tanto non vedo che c'è stata un'data. È Pimax. Bravo Hild, bravo, vedi tu sì che sei una persona seria. Indizio 1800 euro. Vedi, potevo dire quanto costa il visore, che era più difficile. Oddio, perché... no, in realtà no, perché sono tanti di top così. Vabbè, è vero, vero, però dovevano aver visto il video almeno così. Vero, Michele. Brion Vega. No, raga, Pimax. Allora, raga, famo qualche giretto per ricordarsi come si guida, come al solito. Sì, bravo, e poi così vediamo sto BM. E poi si viaggia. Oh, ce l'ho la cosa del BMW. Che c'hai? Ah, lo schermetto. Sì, sì, c'è, sì. C'è, vero? C'è. Schockenberg. Purtroppo, raga, questo sta nel DLC, quindi... Capita che ultimamente abbiamo usato spesso quelli di DLC, però sono belli, che dobbiamo fare? Tra l'altro lunedì cosa faremo di bello? Già, c'è sta il North Life, quindi... Lunedì esce il North Life e esce pure a nuova Aston? Non lo so, a me non mi hanno detto sta cosa. No? Non te l'hanno detto sta cosa? Vabbè, io ci spero sempre perché in realtà sarei molto felice. Ah, io tanto non ho caricato il setup, se vede proprio che sono entrato all'allero. Io non ho idea proprio di come setupare invece questo BM. Ma io guarda, non mi rinnovo con l'aggressivo, tanto... No, infatti ho messo quello, un po' di carico di benzina, fine. Circuito Kong Strong Oculus Ring, madonna, che cos'è? Preni numero 1, elettronica, abbiamo detto DC6, DC20. Pimax, P-I-M-A-X, 5 lettere. Già no, fatto, no, Ian, P-Max, sì, se non piace, P-Max. Ci sono, sì, non lo scooter, corsi, il P-Max, quello è lo scooter di Diego. No? Allora, ci sono 28 passi, ce ne sono ancora 8 liberi. Tra parentesi vedo Vetto, che quindi abbiamo anche un bersaglio stasera. Vetto, attenzione che sono stanchino oggi, potrei avere dei riflessi particolari. Ciao Samu, ciao Born. Attenzione Cupra. Bella. No, la Cupra Born bella, no, dai. No, la Born. Ah, Cupra generale. Cupra generale. Cupra generale, sì. Intanto. No, Pimax. Oh, raga, P I M A X. No, Pimax. Pimax, Baymax, quello è il cartone animato. Raga, aprite la mia storia, la penultima, dai, c'è scritto lì. Attenzione, sub speciale Valterino Bottas. No, conferma i due mesi. Quanti mesi, Valterino? I mitici 2 mesi, attenzione. Ah, 2 mesi, vabbè, sì. Da quando è nata la nuova kick stake starter incredibile. Sì. Giusto 2 mesi. Con quella livrea bellissima, poi insomma. No, incredibile, sì. Sembra una scatola di un dentifricio, però non è male. Almeno si riconosce. Ecco, quello sì. Qualcuno mi ha evocato, Baymax. No, perché? Pimax si diceva, si parlava di Pimax.
Aspetta, ma sto BMW frena una caterva o... Sì, ma è una bella macchina il BMW. Oh, larghissimo. Bravo Pippo. Petrolution. Oh, Sid, attenzione. Risbuca lui? A volte ritornano, meno male, che vuol dire che stanno bene. Mi auguro, Sid. Bello che poi sta pista è stato il teatro dello scontro, sì. Italia-Francia. Mamma mia, signori, eh! Pam 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 pam. Una partita sicuramente rare. Porca troia, però mi giro. Boom. Sì, cioè, veramente, infatti la sensazione è che sta macchina sta andando pianissimo, ma frena un botto. Mamma mia, come si guida bene sta Ferrari su sta pista. Infatti io non ho avuto una grande idea di prendere la Lamborghini. Vabbè, dai, fai un po' l'esotico pure tu, vabbè. Io faccio una move prima. Old style. Pa 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 pa. C'è posto, maledetto? 5 posti, sì. 5 posti ci sono. Password del server Pimax, come la marca del visore che ho provato oggi. Il server è scritto poi in alto, vedi? Oh, grande Iola. Allora, cerchiamo di esordire con un 1.30 almeno. Cerchiamo di esordire senza occhiali. Come va? Fa rallentare l'asfalto. Attenzione. Largo, larghissimo. Oddio, ho preso il muro all'uscita? Sì, Michele, l'ho visto, vabbè. L'ingegnere fa dei montaggi sempre molto carini perché c'ha la pazienza di mettere play da fuori, poi andare a riprendere tutti i punti. Io sono più basico, diciamo. No, non neanche D-Max. Non D-Max e non T-Max. Oh, pensavo che era più facile con questa password. Eh no, perché detta così uno gli vengono in mente cose strane. Piuttosto che la marca di visori. Vabbè, comunque siamo in libera. Quando siamo soddisfatti qua delle adesioni... Quanti posti ci sono ancora? Ancora 4. Ancora 4 posti, ragazzi, se qualcuno vuole. Poi... switchiamo alle qualifiche. Andiamo avanti, sì. Intanto io sto cercando di capire bene un po' sto BMW, ma... diciamo che verrà quel che verrà. Cioè, mi piace, però, insomma... Ah, ok, Michele. No, ma io veramente stavo a cercare quello che mi aveva detto. Ecco, che ero grazie, fermo. Kappa. Grazie per i 5, gran ritorno. Lunghissimo, un po' esagerato. Non trovi il server, Zilto? Allora, forse hai meno di 40 DSA, perché è molto strano. Cioè, l'unico motivo che mi viene... Ah, sì. No, aspetta. Potrebbe anche DLC. Essere che... Non ha il DLC, esatto. Forse anche quello. Vabbè, se è il DLC il problema, magari prova alla prossima gara. Che è comunque un altro DLC. Però non questo. Ah, ma ride, Born. Una minaccia tua. Porca, guarda, sono andato a girare. Allora sarà il DLC, zitto. Ah, Nerite, ok, non so chi era, non mi ricordo il nick, raga. Io vorrei farmene un giro valido, se ci riesco.
Mi farei alzare di uno il TC, perché questa non ha TC2. Forse... mi cazzarola, mi slitto. Ok, più un BMW, ma traversi anche no. Con la GT3. Vabbè, ti piace driftare, lo sa, e ti lo accontenta. So, però anche meno. 1.32.7, Samu, ma credo che si possa fare meglio, però. Noi con la sono GT3, ragazzi. 28. Non mi ricordo se 28 o 29. Vabbè, comunque 28 o 29. Sì, grazie Kevin, parte. Benvenuto. Diciamo che legge la chat nei punti di staccata non aiuta, fa un tempo decente. Quanto cazzo è lunga però sta macchina? Io metto la quinta in... È lunghissima, lunghissima. Io calcola che quella là quando ci faceva 24 ore di Spa, che ho iniziato con quella lì, non riuscivo a mettere la testa nel rettilineo sopra. Vedi, uguale anche qui, eh. Poi dicevano che avevano accorciato un pochetto di marce, ma non io non mi è sembrato, arrivo sinceramente. Con la quinta, cioè... Ma è veramente così? Sarà sì? Boh. Spera, mi pare strano che non usano una margia, però. Però mi pare strano pure che la fanno male, sia certo. Una pecca del genere. Boh, strano però, sì. Anche perché i rapporti non sono ritoccabili, no? No, no, no. No, ma era in chat da me, raga, era... Mi sa che era Dominio Incontrastato, che non so chi è, però è un nome che mi ricordo. Boh. Non lo so, maledetto, non lo so onestamente. Prova a guardare sul link di Instant Gaming, che sicuramente se c'è costa un cazzo. Però in questo momento non lo so quanto può costare questo DLC. Mi pare che costava, non lo so, 14 euro? Però ma non su Instant volta. Gaming, certo. Grazie Andre. No, il disclaimer non serve, raga, perché non è la gara oggi, però facciamo giovedì. Che è il disclaimer? No, perché c'è sta gente molto che si offende facile, ecco, diciamo. Ah. Allora. Ma rendete conto che cazzo mi tocca fare a me. Che la vita è difficile, almeno si ride qui. Infatti, fatevi una risata ogni tanto, che magari un giorno vi risvegliate e vedete Margherita da sotto. Vabbè, però lei esagera, eh. No, ho capito, dai, però, ma se uno si può offendere perché uno scherza con i cognomi, cioè, vabbè. Non fare l'evoluzione su FIFA. Esterno elegante. Ciao, Tano. Ah, su CD chi sta a 10 euro, dicono il DLC. Ok, sì, perfetto. Più o meno i prezzi su sta roba qua sono sempre simili. Allora, per il momento 29 non lo so vedere comunque. Io ho fatto un... No, manco io, 31.0. Oddio, salsiccione! Ah, ecco. Minghione, ma non è, te giuro, non è detto con cattiveria, però... La gente che non c'ha sarcasmo, non si sa divertire, a me mi sta antipatica. Perché se io prendessi per culo l'altri e non me stesso, ci avrebbe senso. Ma io sono il primo che si pia per culo, quindi... Si chiama Totti Bianco Celeste, si cala, chiama... Lo sapevo che doveva dire. No, però un esempio che rafforza la tua tesi in questo caso ci puoi stare. Ma ci puoi fare. Giro è dentro di me. Sì, no, ma per carità, devo trovarlo. Ma anche nella macchina, però, perché mo. A fare gli esotici il rischio è questo. Esatto, raga. Cioè. Che fate lunedì, ragazzi? A parte lunedì sera venire qui.
dai, con sto salsicazzo. Ma diciamo che Pasquetta tanto poi alla fine è proprio un classico che piove. Almeno qui è sempre così, organizzi tutto e poi piove. E tranne quando c'è stato il lockdown, però. Quando c'è stato il lockdown... Eh beh, perché sennò non te faceva un dispetto completo in quel caso. Certo. Gioco a Red Dead Redemption sarebbe per la ventesima volta, attenzione. Vada! Scusi! Attenzione, sbronza epocale per non pensare a una. Vabbè. Ci sta! È lì che ti confondi, perché poi ci penserai. Bravo! Un po', perché sei sbronzo. Resta lucido, che è meglio se te la scordi in quel caso. Saluto mia moglie che è dall'altra parte della stanza, insomma, ecco. Grigliata e poi nuovo DLC, vedi, Dumbass, più o meno ai nostri stessi piani. Allora, io tanto ho finito la benzina, quindi sono rientrato. Tra l'altro io domani mattina potrei uscire in moto, ma mi sa che buco, perché voglio proprio svegliarmi alle 2 del pomeriggio. Ma poi è da domenica il giro in moto, dai. Da domenica invece di Pasqua. Ma che te frega? Vabbè, ho capito, vado da solo. È meglio. No, io mi sono fatto certe vacanze in moto da solo, clamoroso. Vabbè, ma io ho bisogno degli avversari, sennò non mi sprono. Capirei, li vedi prima, poi ne vedi più. Salutiamo gli amici di Nuke. Salutiamo gli amici di Nuke, conoscono molto bene i fari posteriori. Esatto. Delle sue moto, senza specificare. Vabbè, io quando volete possiamo switchare, perché a 29 ci sono arrivato, perciò... Io no, però sti cazzi, perché tanto vai. Vado? Allora ragazzi, se va in qualifica, 10 minuti di qualifica e 20 di gara, solito. Olè. Qualifica. Allora, mettiamo 20 litri di benza, ce l'abbiamo, vai. Mi sa pure io ce l'ho, quindi via. Venire in Puglia a fare Pasquetta è un po' lontano, mica. No, 28 ne ho, vabbè, sti cazzi. Ma ce volevo venire in vacanza in Puglia, solo che non siamo riusciti a trovare niente. Alla fine abbiamo virato sul solita costa di Rimini, qua, costa adriatica, che a noi ci piace, soprattutto a me, però pure a mia moglie con mia figlia. Ma quest'estate? Sì. Hai già prenotato tutto? Oh yes. Io purtroppo mia, devo prenotare per forza, perché... Proprio un programmatore, oh. No, a parte quello, ma siccome l'azienda proprio mi richiede di prenotare le vacanze a marzo, e quindi lo devo sapendo, vado. Vediamo se riesco a tirare fuori una qualifica interessante. Devo solo ricordarmi questa macchina frena tantissimo, quindi magari... Purtroppo quella frena c'ha qua la rapportatura delle marce strana, diciamo. Sì, esatto. Se si riesce un po' a sfruttare questa situation. Calcola pure che non era pista ottimale, era pista verde, perché stavamo nelle libere. Vabbè, sì. Cioè, verde o veloce, non ricordo, comunque era non quella migliore. Sono attaccato troppo a Inghingolo. Oh, Inghingolo mitico, lui è del campionato Endurance, mi ricordo il nome. Madonna, l'ho fatto di traverso. La mappa 1 sarà giusta, sì, dai. Sì, penso di sì. Sì. Oddio, casino qui davanti. Ma
Mannaggia, sto troppo vicino a Inghingolo, poraccio. Così è brutto. Sì. Deve avere la giusta distanza, sennò non si riesce. No, perché poi io do fastidio pure a lui, porello. In realtà mi aiuta perché mi devo abituare a fare le qualifiche appiccicate alla gente. Io lo frega, ma sta curva 1 di merda. Mi sa che ho visto il tuo BMW parcheggiato lì, sì, a destra. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lunghissimo, lunghissimo, lunghissimo. Giro annullato, almeno alzo un po' il piede, mi stacco da questi davanti. Rilanciamoci. Date. Ma lo sai che ci volevo venire in Sardegna, Hilda? Io, a me mi piace da morire la Sardegna, ci sono stato 2000 volte. Il problema è che devi incastrare il traghetto, una cosa, un'altra, e farlo 4 mesi prima non è proprio una passeggiata. Però sicuro prima o poi ci vengo. Questo dietro pure sta a lanciarsi. Ok. Ok, un po' di pista libera. Si chiama mega, mega fotonico, bellissimo. Grazie a Luca per 10 mesi. Mega fotonico è bellissimo come nick. Oddio, qui a curva 1. Cioè curva sopra la montagna, insomma, si sono un po' incarciofati. Vediamo un po'. Ciao Zinga. Bella. In gara ma che lap invalidated però. In gara c'è il borghese che può ribaltare o confermare la situazione. L'ingegnere è arrivato tra un po', ragazzi. Bene, Bugi, bene. Però giro annullato, mannaggia, mannaggia. Ok, 29 ho fatto. Ma io pure ce l'ho, mostro 30-0 però è annullato. Quindi. Sono rimasti 3 minuti, c'è 2 giri ancora. Sì, sì, mi mostro nell'ultimo settore quasi. Ritorno e vediamo di farlo. Per poraccio di Inghingolo mi starà odiando, gli sto una torta appiccicato purtroppo. Oh mamma mia, mi ho fatta bene sta curva sulla salita. Vai 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 vai, lancio 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 lancio. Stavolta curva, no, next lap invalidated. Hai sbagliato l'ultima? No. Ma manco per il cazzo. Dai, ce n'è ancora un altro comunque. Sì vabbè, però sta cosa non si può guardare, eh. Ma mi ricordo che sta pista era infame e ce lo faceva sempre. Sì. Troppo però. Anzi, secondo me ce n'è altri due. Guarda, se c'è Benza, ce l'hai. Ce l'hai Benza? Benza dovrei averlo. Ok. Sì, sì. 9 litri e mezzo.
Sono andato fuori alla penultima, ma poi ho frenato per lanciarmi bene. Non so in base a cosa fanno il calcolo. In base a quanto hanno bevuto ieri, perché non. Però mi ricordo che copiavamo proprio a nastro quella penalità. Sì. Sul tempo soprattutto, poi in gara non ti dice un cazzo. Sì. Vabbè. Sarà. Ciao Tobia. Solo che ora sto dietro a cambio. Andiamo un po' di space. Ho solo un giro perché è 1:30 adesso. 1:30. Beh, forse ne riesci a fare due. Se te sbrighi. No, perché sto passando ora. Ah, allora no. È perfettamente l'ultimo. Devo azzeccarlo. Non c'è verso. Fatto un po' allumaca la curva 1 perché avevo paura, però sempre un guadagno. Io qua ho sbagliato. Bravo, in base alla sabbuca. Ciao ragazzi. Altro errore. Annullato. Siamo l'ultimo però. A lungo. No, next lap invalidated, ma vaffanculo. Lo vedi? A caso. Probabilmente ho sbagliato in quella prima. E lui se pensa che ci guadagno qualcosa e quindi mi ha dato giro invalidato. Ma secondo me è un po' brutta come cosa. Sì, poi è esagerato proprio perché veramente non avevo guadagnato. Vabbè, comunque. Guarda che giro di merda. Vabbè, guadagno un mezzo secondino. Leviamoci, raga, lasciamo spazio a che giro sta a fare, perché tanto noi non possiamo migliorare. Ti fermi? Oh. Grazie, Fili. Mezzo secondino, 33, però dai, ce l'avevo. Morg ha fatto 29-1. Cisua. Ma io 29 ce l'avevo, uno no, però. Io manco so quanto ho fatto, 29 29 e 7. Ovviamente in pole position. Buonasera, ingegnere, se vuole entrare c'è ancora spazio, eh? Ah, c'è ancora spazio? Vabbè, sbrighi. Allora, occupatelo. Si sbrighi. Occupatelo. Entro. Allora, pensavo non avessi spazio, vabbè, tanto pure se non entro, mi ero già rassegnato. Venga, c'è posto. Vabbè, c'è posto. Vieni, tanto mo iniziamo gara 1, quindi poi che fai? Dopo facciamo Valencia, ragazzi. Perché l'ingegnere deve provare per fare la pole. Ho capito. Disse quello che adesso è già tra i primissimi posti. Vabbè. Multipla- ma questa non mi pare Valencia, però, ingegnere. Vabbè, Valencia, Red Bull Ring, siamo lì. No, ma raga, ma il BMW va bene in realtà, cioè è una bella macchina. Solo che adesso un po' va di moda Ferrari, un po' è abitudine. È chiaro che c'è più feeling. Però BMW va bene, è una bella macchina, pure McLaren va forte. Così a buffo? È riuscito a entrare l'engine? Così sembra. Bene. BMW prima, challenge. Attenzione, oh, porca miseria. Morga è arrivato primo. Ah, nella foga non ho cambiato la Ferrari, altrimenti pure avrei utilizzato una scelta esotica come quella di. Ma io pure volevo cambiarla, però se stanno a preparare non ci riesco. Da appena finisce l'endurance passo alla Porsche. Vabbè, facciamo aggressivo. Allora, qui mettiamo i soldi 30. Sì. Mettiamo 38, 39, va. Sì, 36, 38. Vabbè, 39 per quel litro in più. Ah, ho visto, sì. A un certo punto, mentre guardavo il telefono, ho visto il volante che piava una stecca, eri tu. Gara 20 minuti, ragazzi. Cioè 20 minuti al netto dei riavvii, ovviamente. Cioè mi sento come se avessi avuto un regalo, no? Che sono entrato subito, cioè, già stavo là. Ma sì, come al solito, qua ci facciamo il culo, tu arrivi bello pronto. Attenzione, è quarto Diego.
Sì, ma siamo vicini in realtà, perché te sei enorme, ma se metti una fianco all'altra sono due strisce, due strisce. Ricordiamo il buon Vetto, bravo, dov'è Vetto di bello? Ah, Vetto mi si è messo 16, sì. Ha detto, dai, sono lontano e niente, è arrivato mazzo subito. Doveva esserci un pericolo per Vetto da qualche parte, quindi... Allora, benzina avete messa? Aspetto di riavvii significa un'ora, no? Dai, no, no, di solito è la seconda. Bravo, bravo. Dei... Gara 1 riavvio, di solito non c'è. È gara 2 quella che partimo sì, in loop. Con la stanchezza di gara 1 siamo un pochettino tutti in più ubriachi. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Observer, this is station. È bellissima sta pista, raga. Diego, mi prometti che una volta facciamo una live su Insurgents? Ti prego. A me, so me, che tutti la non lo sanno, ma la vogliono. Ma poi la continueranno a volere, quello è il problema. Va bene. Vabbè, raga, ma perché voi... Allora, mo sembrerebbe che me lo stanno dicendo che io non sono capace, ragazzi. In realtà, la violenza che riesco a portare in quel gioco è così spropositata che mi devo contenere. Ah, ok. Cioè, è una scelta quella di non azzeccare un tiro manco se mi passa uno davanti, diciamo. Però se ti passo io davanti, sì, ecco, loro certo, cioè, è normale. Da quando ho iniziato a giocare a quel gioco, c'ho più kill tra gli amici che tra i nemici, però. Porca troia. Un giorno lo faremo, un giorno lo faremo, tanto che ci frega. Ma sì, sì. Ma come c'è Valencia? Ma Valencia non è un DLC, scusate, è un DLC, non mi ricordo. Vabbè, no, sì, voglio, sì, pure sì. Valencia, porca Eva. C'è l'altro sì. Ieri. Vabbè, ma voi da CC siete proprio tirchi, ma regalate le ste piste. No, vabbè, scherzo. Però, raccomando, curva 1, raga, non fa una catastrofe alle macchine. Oh, è arrivato dietro una McLaren a velocità spropositata. Porca puttana, scusate, errore mio, scusate, scusate, scusate. Ecco, ho detto che si riavviava. Riavvio? Sì. Riavvio, dai, hai fatto un macello. Vabbè, ma Diego sì. Ha fatto un ingorgo, cioè, ha otturato un cesso là in mezzo. Scusate, ho preso il salsicciotto per rimanere stretto e sono volato addosso uno accanto a me. Comunque, no, le ultime parole fatto. No, di solito la gara 1 non... ma vedrete che la gara 1... Mi sa che ho sbagliato pure comando, raga. Hai sbagliato comando? Vabbè, eccolo, ci siamo. Ah, no, non... perché ho sbagliato pure comando. Prove libero, 48 minuti. Però non ti sei ricordato di togliere 2 minuti di sessione? No, Matte, purtroppo no. Le no, console ce l'hanno tra di loro il crossplay, ma non col PC, perché il PC è avanti negli aggiornamenti, quindi non si può fare questa cosa. Sta arrivando una McLaren a cannone. Sì, non so chi era, però è arrivata una McLaren così forte da destra. Sì, e io mi sono tenuto a destra perché c'era macchina a sinistra, ho preso il salsicciotto e ho ammazzato qualcuno, non so chi era. Ciao, quindi Emilio. Quindi bettina per Sid, allora adesso lo rifai, Sidone. No, il timer mi sono scordato a ridurlo, raga. Ma se mi ricordate lo riduco prima di gara 2. Volevo ridarti una gomma anteriore sinistra. Purtroppo per cercare di rimanere interno di qua non prende quelli a sinistra, io sono saltato addosso, vabbè. Niente catastro di auto in curva 1. Sì, allora partenza tranquilla a Valencia è previsto bel tempo, il problema è che è previsto molto bel tempo. troppo bel tempo. Non dico che l'asfalto è caldo, ma che puoi cuocere le uova sopra. Dovrebbe essere, allora stasera lo riproduciamo, dovrebbe essere 34 temperatura aria e 50 temperatura asfalto. A mappete. Che è un bel incubo, diciamo. Un toast. Sì. Posso portarmi 2 fettine di mozzarella? Sì, decisamente impegnativa dal punto. Per fortuna non simuliamo pure la temperatura, anche se qua d'estate più o meno fa così caldo. Valencia d'Egitto. Sì. Si divertono a giocare col medio su driving. Sì. La spaccia è rimasta da, neve. Da Mosè a Cleopatra come niente fosse. Esattamente. Qua, riproviamo. Observer, this is double file.
Uzi. Beh, vada avanti, se no. Allora. Cioè. Riproviamo. Mi raccomando, a curva 1 cercate di evitare me che vi venga addosso. Rio amianto. Che si è ribaltata la situazione. No, perché c'è quel salcicciotto maledetto. Falla in tre, qua la curva è difficile. Per rimanere interno e non andare addosso a quelli a sinistra, ho preso un è pieno. È tuo Esther, non ti preoccupare. Se... tanto chi sta più largo di te ha sempre torto. Beh, esattamente, mo cercherò di tenermi lontano. Guarda, mo che strike che faccio, eh. Attenzione, in tingolo. Intanto ecco Borghese. La McLaren di prima, ok, ho evitato il salsicciotto, per fortuna. Siete vivi? Sì, io sì, è che due a fianco a me non sono arrivati ai ferri corti, direi. Ok. I ferri erano le lamiere delle macchine. Quindi si continua? Sì, sì, cioè, sì. Ok. Aspettiamo l'altra curva. Approfittiamo dei Brembo di questa BMW. Dove è andato l'amico? Scusi! Ah no, ma l'escursione sulle montagne no però! Partenza omologata, dai! Che motore anche il BM! C'ho una McLaren dentro, lasciamo il posto! Era Borghese! Attenzione! Che non so come ha fatto a partire così, è partito veramente a fionda prima! Ha detto subito 10. Sì. Ha ribaltato l'esito della qualifica, diciamo. Subito così. Col suo voto. Però sta una macchina parcheggiata perpendicolare e un'uscita di curva. Ma quale curva? La curva prima dell'in... vabbè. Non te lo so spiegare. Non te lo so. Eh sì, dica, alla fine siamo figli, quindi cerco di provare qualcosa di diverso, anche se ovviamente... Scusa, oddio, oddio! Purtroppo Borghese ha preso il salsicciotto, io ho preso lui, ti hai preso me. No, non t'ho preso, mi sa che sono riuscito a non prenderti, però... Sì, no, vabbè, ti sei appoggiato, ma niente. C'è stato un brivido clamoroso. Sì, sì, comunque l'avevo visto davanti a te col salsicciotto. Comunque ci abbiamo Nu dietro. Ma sai che non me ne ero accorto, pensavo fossi più avanti. Ma rimetti, ero più avanti prima che mi passassero tutti. Attenzione. E allora vediamo. Sto per tamponare brutalmente un avversario. Col BM. Basta che è Vetto, ingegnè. No, no, purtroppo non era Vetto e quindi l'ho evitato. Diego, non prendo la corda, porca puttana. Sì. Un pochettino mi trascina. Sguscia bene però qui la Ferrari, agile. Rispetto al dugongo bavarese. Questa curva non ho capito se si scala o no, perché adesso ho lasciato un terza. Eh beh, io non te lo posso dire perché sta macchina già, posso fare tutto in prima, è come la tua nuova Airola. Uguale. Quanto è brutto quando esci bene all'ultima curva, perché se attacchi la prima curva è terribile. No, ma poi c'è quel salsicciotto che è veramente pericoloso. Sì, sì, davvero. Sì, però adesso non dà la colpa al salsicciotto delle sue... la sua negligenza alla guida, porca troia, ha sempre frenato un botto sta macchina. Ah, pensavo che t'avevo chiuso io, eh. No, okay. Sono arrivato lungo, ma mi dispiace, mo ti aspetto. Vabbè, sto qua dietro, vai. Ma come sei qua dietro? Sì, te vedo, perché mi sei girato, però... qui. No, vabbè, sono qui dietro nel senso che te vedo. Cioè, vi state auto-eliminando tra di voi? Sì, eh sì, ma perché dai, sta macchina ha sempre frenato... Sta via del Surgeon. Sì. Ha visto Diego davanti e ha preso in pieno. Ma che cazzo? Oh, sta curva non riesco a piare il cordolo, mannaggia. Ma no, raga, vedete, sapete che siccome poi la sera gli sparo su Insurgency pure che stiamo in squadra insieme.
Allora c'è una piccola vendetta in atto. Avrei dovuto dire non ho visto il segnalino verde. Esatto. Ce l'aveva sul culo. Sotto indagine premeditato. No, sotto che palle. Indagine premeditato. Peccato, peccato. Ma come? Logan Urgent, attenzione. Guarda, vedi, boh, questi due qua davanti ho frenato troppo. Se ci sei tu, ti viene addosso, incredibile. Nel frattempo, attenzione, sono con un previsto di 29. Io sono con un previsto di 37. Dai. Allora. Ma perché la gente deve auto-esplodersi? Oh, chiedo scusa. Eccoci. Cala. No, allora, due sono esplosi di fronte a me, poi sono entrato in pista, ho toccato qualcuno, non so se sono rientrato io in maniera deficitaria oppure... Però le sue scuse sono un indizio, diciamo. No, però le scuse sono arrivate dopo, il primo contatto erano due davanti che hanno deciso... Dio. Qua c'è del drift. Sì, sono passato proprio fuori pista, più che altro. C'è anche del drift qui davanti. Largo, Tiago Motta. Occhio, rientro. Ma quello è Vito. Eh sì. Intanto, attenzione. Vito. Ma Vito, pure se vai sulle mountain bike, basta che vai in Austria, Vito è forte. Beh, forte, non esageriamo. Ah, ci sta da paga a tutti. Un'ottima P6. Che vuole Motta? Mamma mia, cosa come finisce male sta cosa con Motta. Ah, beh, alla fine dei merendine qui. Meglio tenersi lontani dai guai. C'ho il BM con le stilema. No, Diego, ho preso il BMW. Lui voleva dargli un bacetto. New Killer 89. È stato un istinto. Nel senso. Cioè, ha preso da un po' il BMW, me ne sono accorto. Sì, 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 però. Non era. Cioè. Ho fatto una cosa non voluta. Ma non ci so BMW, che vuol dire preso il BMW? Come non so BMW? Ah, c'è solo la tua! Ah, ok, mo ho capito. Ma non era voluta, cioè nel senso. No. L'ho fatta di traverso questa. Guarda Vito come scappa. Con la Lamborghito. Porca puttana, quanto sono vicino, non vedo la strada! Yellow flag in sector 2. C'è un bel panino. Ok, adesso respiro un po'. New Killer 89. Tanto dietro c'ho Vito, attenzione, eh. Ah, potrebbe arrivare un'altra vendetta. Mi sento in pericolo. Da parte di qualcun altro. Paura, Motta! Motta, scusa! Scusami, Motta! Vedi, avvocato! No, ma. No, mi dispiace, ma si è fermato in mezzo. Io non potevo fare. Non me ne sono reso conto. Ma perché ha tirato una staccatona? Si è fermato così tanto perché sennò prendeva me. Purtroppo. Non, cioè, mi sono trovato proprio fermo in mezzo e non potevo capire che era fermo. Io mi sono cagato a posto. Sono andato un po' lungo perché dico questo mi uccida. Evidentemente se ne è accorto, ha inchiodato. Perdonami Motta. Attenzione, qui c'è Betto, tanto che mi fai quattro frecce. Che vuole morire, se vede, perché mi sta ricordando che gli devo andare addosso, forse. È un po' come la sindrome di Stoccolma, no? Posto di blocco. Bandiere gialle. Betto è tra noi, te. Sì, diciamo che sta più che altro sta accanto a me adesso. Oddio, Vito. Ho sbagliato. Ho visto. Pure questo. Pure questa, beh, Vito. Te preoccupa, ho calcolato. Che ne sbagli una, poi. No, mi dispiace per Motta, poraccio. Motta, mi perdoni, ma non potevo evitarla.
Ma perché? Perché tu sei settimo e io sesto, Vito? Ah, non lo so. No, io vedo sesto e settimo, giusto? Io no, metto, adesso metto. Porca puttana, quanto hai frenato? Niente, mi ha fatto fuori un altro. No, no, non l'ho preso, ma sono dovuto andare girata alla montagna per evitarlo. Motta è tornato a fare le colombe. Con l'ambo sgargiante. Motta è tornato a fare le colombe. No, raga, vi giuro, mi dispiace, ma si è fermato proprio in mezzo, cioè. Quello è il punto dove si riapre. Lui non ha riaperto il gas perché c'aveva nu davanti, ma io non potevo sapere che non avrebbe riaperto. Ciao Claudio. Ciao Andre. Era detto, potevi sfruttarlo per fermarti. Ecco l'ovetto che si gira. Ecco l'ovetto che si gira. Attenzione, Kinder. Siamo in tema. Lamborghini versione Evangelion. Dentro. No, Madonna. Ma quanto cazzo motore c'ha sta BMW comunque? Tanto. E stavo per buttare fuori. Bene, grazie. Cioè, ma guarda te, mi si massacra sta BMW. Sì, ma a Valencia non la prendo, però. Perché mi sa che nell'agile... Beh, non sarà certo una libellula tra le curve di Valencia. No. A Valencia proverei o un Aston o una McLaren, cose così. Porca puttana! Mamma mia che fatica, raga! Rischio clamoroso! Sì, sì, è l'M4, l'M4 ovviamente. Ah, L'M6 se può sta là. Beh. Porschettino sì, non sarebbe male, Simo, però ultimamente non è più tanto esotico, lo stiamo usando spesso. No, raga, c'è, ma non mi sto giustificando un omicidio. È che poraccio quello, giustamente, non ha frenato. Cioè, lui ha frenato, ma non ha riaccelerato. Io stando dietro, c'ho i freni per vedere quando frena, ma non è che c'ho l'indicatore di quando accelera. Oh, quindi ho toccato e si è girato. Invece, stando dietro al vetro, sto a fare più fatica a stargli dietro. Si è girato Candio, attenzione. Cambio. Candio. Salutiamo il Papa che segue la live. Capito? Però se si chiamano così questi. Vito? Che? Ti servono 5 euro? Grazie Simo. No, è vero, vi giuro, sto a fare più fatica a schivarlo che a mettermi in condizione di superarlo. Allora vedi che è proprio una cosa sua. È più facile prenderlo che evitarlo. È colpa sua, praticamente. Lui si erge a vittima sacrificale. Guarda, guarda che Vito c'ha il contraccolpo. Se non sto attento. No, ma Vito, mi sto a preoccupare che non è ancora stato ammazzato da nessuno. Ma questa è la pista sua. Cioè, rischiamo che non si omologa la live. Il Vitoring. Senza qualcuno, esatto, senza qualcuno che lo uccide e lui che dice no, raga, ma perché? Una forfanda a Dio. Ai. Ah, ma Brunetti è doppiato, vabbè, Borghese è un po' lontanuccio. Ma come warning? Pure io, secondo. Anche io. Io ce n'ho uno, mi pare. Vito? Attenzione. Vito è andato a fare la pasquetta. Minchia, quanto me lo son visto dentro. No, Sam. Intanto sto attaccando Mega Fotonico, bel cognome.
Non lo so, beh, non penso che sia per cognome, perché... però sarebbe una figata conoscere uno. Diciamo, mi chiamo Mario Fotonico. Fotonico la sto aspettando. Ma Fotonico si muova. Ma si è fermo, Fotò. Vito, lei mi porta fuori insieme a lei. Chi è il tuo ragazzo? Fotonico, sì, ho capito, ma chi è? Mega Fotonico, scusami. Vai, vai, vai. Tutto si distanzi, Motta ti regala colombe e panettoni. Clear on the right. Brunetto! Si faccia doppiare, per favore! Non stia! Resista, grazie. Brunetto! No, no. Si è già levato! Si è tolto, Bruni! E niente, Vetto vuole proprio essere tamponato comunque, perché frena troppo. Comunque P5. Io sto setta adesso. Ma guarda, se non succedeva quella roba tra me e te, probabilmente ci potevamo giocare il podio. Ma sicuro siamo più vicini, effettivamente. Sì, 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 perché poi io poi ti ho un po' aspettato. Poi vabbè, te ti sei rincarciofato da solo. Eccolo Vetto che va largo, mannaggia la miseria pure io però. Car on the left. Clear on the left. L'ho detto male. Vetto, io te lo dico, dopo 20 minuti che ti guardo il culo c'ho diritto a toccartelo, perciò. Perciò te devi levare. Non credo che nella legislatura italiana funzioni. Non funzioni così, così. No? Vabbè. Occhio Vetto che lei finisce in garage con la giapponese. Come fai Simo? Cerchi il server e metti la password. Se alla prossima cambia ovviamente, quindi adesso aspetta questi 3 minuti e poi diamo quella per gara 2. Ma c'ha troppo motore sta BMW comunque. Cioè appena c'è strada libera che apriamo insieme, io pure che c'ho la scia lui se ne va. Sì sì, hai ragione. Sto sconotando pure io che ce l'ho. Guarda che manovra, ha fatto una manovra bellissima per evitarmi l'incrocio, sto infame. Ma non ho capito, voi mi vorreste prendere? Io ovviamente per adesso starei a risolvere il problema Vetto, poi dopo pensavo a te. Non mi ero accorto che siete così cazzo vicini, eh? Attenzione! Allora sono due giri da non mollare. Ho visto Nico. Un po' prudenti infatti adesso. Se no, sono cazzi! Con la race direction! Io stavo facendo una bella rimonta, poi ho toccato... mega Fotonico, l'ho aspettato per ritagliare la posizione di tre quarti d'ora. Questo è un altro. Dove si trova, ingegnè? No, 19esimo, perché appunto ho dovuto aspettare mega Fotonico che ritornasse in pista dopo. Sì, perché anche Vetto gioca col BMW, eh? Sì, difatti si sta avvicina. Ho visto, ma ha preso 3 decimi. L'ultimo giro. No, dopo mi sa che ce n'è un altro per noi. Dipende sì, dove per noi primo. Sì, perso. Forziamo qui. Rischiamo. Vetto. Andiamo sulla faccenda dei due litiganti. Se non potesse facciamo rincrociare. Risolve in qualche maniera. Adesso uscirà fortissimo lui da qua. Ha potuto preparare.
La mossa! Sta per iniziare l'ultimo giro. Prova dall'esterno, Mesto! Aspetta che non è il momento per guardare su! All'esterno, Vetto! Non come si all'esterno. Può qui! All'esterno della pista, proprio! All'esterno della pista? Beh, per forza. 1.29.8, ingegnere. Ah, ok. Oddio! Come ti sei messo davanti? Prova all'esterno! Scusati! Stavo pensando a Vetto! Ti sei ripiazzato davanti tipo peperonata di domenica? No, io volevo solo incrociare Vetto, non era per te. Adesso sono cazzi qua. Oddio. Ma Vetto, bravo adesso. Difende tutto bene. Mamma mia! No! Adesso è dura, è durissima, adesso non c'è spazio qui! Porca Eva! Bravo Vetto, che lucidamente tira dentro il ginocchio! Mi sono finiti gli spazi, raga. Bello, dai. Bravo Vetto. Bello, bello, in volata. Alla fine. Bravo. Allora, però Vetto, hai sorpassato fuori pista, molto vorrei dire, però non è valido, eh. Sì, effettivamente è vero. Diciamo che in generale la pista è quella che ha asfalto, però ma vabbè, è passato uguale. Per la tangenziale, però dai. Sì, no, proprio stava tutto esterno proprio, però. Sì, no, ma l'ho visto perché ero io vicino al cordolo, se lui era a sinistra. Sì, appunto, cioè. Però bravo, molto bravo. Bella garetta, bel combattimento. Scusa ancora Motta, perdonami, non so dove stai, se ci sei ancora Motta? È 21esimo, perdonami, ma proprio all'ultimo giuro. Ho fatto pure io 29.8. Grande, quindi... ingegnere. Almeno come tempi non ero troppo pezzi. Io ho fatto un 29.9 credo, anche se non lo vedo qui, quindi forse era un po' irregolare. Allora, bene. A questo punto io esco questo e si punto, passa a gara Sam, 2. Fai una bella cosa, un bel sondaggino per la prossima macchina. Ferrari per stare comodi oppure ci mettiamo McLaren o Aston Martin? Dai. Ciao Ghirito. L'Aston Mario di terzo gara 1. Sound sempre che mi è piaciuto. No, io l'adoro l'Aston Mario. Però sottosterza tanto, boh, a Valencia io non mi rischierei sinceramente. No, Valencia la sì, effettivamente. Allora togliamo l'Aston Martin, mettiamo la McLaren e la Ferrari. E bravo. Poi che macchine ci sono ancora? Porsche, la no, BMW, Lamborghini. Guarda, io direi la Nissan. No, Nissan, la Lexus bellissima, mamma mia. Mai provata, c'ho troppa paura. La Lexus è molto simile al BMW, però più facile, cioè meno impegnativa. Poi c'ha un sound clamoroso la Lexus. Secondo me è il sound più bello del gioco. Allora. Se no c'è sempre la Porsche. Ma perché la McLaren... Ciao Vetto. Sì, no, non t'ho preso, hai visto? T'ho schivato due volte, proprio stavi cercando di farti venire addosso. Come no? Cioè, ce l'ho, non ce l'ho con la mia livrea, dico. Ah, ok, non te la sei fatta. C'ho una livrea di uno che corre nel campionato vostro. Così. Oh, mi ne scusa. È una tipo è come una malattia venerea, tipo. Non se ne riesce a liberare. Sì. Allora, il server sta già su, eh? Pure col BMW vedi ci sarebbe anche Polenta e Osei. Vabbè, Nilo, grazie lo stesso. Sam pure. Prendiamo la McLaren. Grazie, Donny. Guarda, avvocato. Sono proprio il primo ad entrare oltre lei. Oh. Qui si decide sia oggi che mercoledì, ingegnere, chi fa la qualifica.
Ma quella farà lei che è sicuramente più veloce. Esempio questo mondo fatato in cui io sono sempre più veloce di lei. Mi ricordo, sì, da voglia. E allora la passport. Oggi mi è arrivato il mio primo volante, T-188, perché costava poco. È normale che sia durissimo da girare e abbia degli scatti? Ma che cos'è T-108, scusa? No, T-128. Sterza da solo, quello è force feedback, grido. Cioè lui riproduce i comportamenti delle ruote e quindi cerca di fare resistenza come in una macchina vera quando tu giri, che è la resistenza che fanno le ruote per la forza, insomma, che agiscono sui pneumatici, e tutto normale. Però durissimo mi pare eccessivo, insomma, mo T128 ci avrà 3 Newton metri, io penso, una roba del genere. Sì, 3,5, ma probabilmente a spinta. Quindi, insomma, ti devi abituare, Però puoi regolare tutto dal software Thrustmaster. Se non ti trovi nel software Thrustmaster, puoi abbassare o meno la potenza del force feedback oppure nel gioco. Io ti consiglio di farlo fuori e poi dentro il gioco tenerli tutti uguali. Per Thrustmaster ti do un consiglio: quando vai nella tabella delle forze ci sono 4 slider. I primi due devono stare al massimo, i secondi due a zero. Ah, giochi da Xbox? Allora, bene, allora dimentica tutto quello che ho appena detto. So. Perché non c'è il software. Purtroppo non... Allora, raga, per entrare... Siamo tra i tutti, no? Qua dentro, giusto? Sì, sì. Ok, per entrare la password è molto semplice pure questa cosa. Innanzitutto so due parole, ma sempre tutto in minuscolo e senza spazi. La più grande catena di noleggio di DVD, VHS che c'era una volta, ormai praticamente è sparita. Mai penso sia fallita, però quanti ne hanno noleggiato? Mamma mia, io pure. Porca, no, lì sabati me ne prendevo 3-4, me li rippavo, salutiamo la finanza. Ma sì, ma da sbronzi proprio. Ah, te li, attenzione. Sì, me li rippavo in DVX e poi me li rivedevo con calma. E poi ci domandiamo perché andare in bancarotta. Ho capito, però non si sono aggiornati ai tempi, dovevano fare un Netflix, dovevano fare. L'hanno fatto, ma non l'hanno fatto loro. Esatto, Questo è indovinello per boomer, c'ha ragione di no. Comunque si chiama Blockbuster, ragazzi. È il TSPC, Mark, non il TSXV. Comunque vabbè, sia la stessa roba. C'è software Thrustmaster, è quello proprio quello suo, quello che si chiama Thrustmaster. Thrustmaster Control Panel si chiama. Esatto, Allora, setupino, qui in generale andiamo sempre di aggressivo, qui dobbiamo andare. Ho fatto aggressivo, ho messo il TC2 a 0 e il TC1 a 6. Cioè, poi quello può metterlo come ti pare, però. Dopo la Lambo. Ma la McLaren è unreal, ragazzi. Allora, ti dico, la McLaren sarà il grosso trauma che ci avrai, che la McLaren non frena rispetto al BMW. Ok, però è su un binario per il resto. Sì, sì, è bellissima, c'è un anteriore drittissimo, proprio diretto al massimo. Allora, andiamo a farci qualche giretto. Le condizioni della pista, ragazzi, sono quelle che incontreremo la prossima settimana, quindi 34 mi pare, asfalto è così, insomma. Date leggeri perché sennò distruggete le gomme in due giri. Me ne sono accorto. Poi mi esplodono le gomme. Con l'ingegnere subito come si piazza davanti. Allora, la McLaren è bellissima, se ti abitui al fatto che non frena... Ma ti dico, sarà che abbiamo cambiato pista, magari se stavamo ancora in Austria andavo lungo tutte le curve. Però, non ci sono staccate fortissime, diciamo, qui, quindi capito, esatto. Magari lo soffri di meno. Sì, ma mi piace tanto proprio da guidare. Molto bella. Sai come sarà gioviale a fine stint sta macchina con mamma mia. Chissà se ci sarà qualche eroe che non cambia le gomme. Ah.
Mi prevedo un ingegnere dominante. Sì, sì, sì. Oh, già vedo adesso che non riesco a stare dietro. Guarda, stai lì davanti, pensi stai a... Io con la McLaren ho risolto il problema della frenata scalando piano. Ma io il problema della frenata con la McLaren non l'ho mai risolto, raga. Io ho messo il BB a 54 nel dubbio. Sì, sì, più lo tiri indietro meglio frena, però dopo un po' io non mi trovavo. Grazie Lele. Copiamo le traiettorie dell'ingegnere, anche se questa ho copiata malissimo. Infatti mi ha annullato il giro. Raga, se dovete comprare roba su Instant Gaming, ovviamente ci sta il codice de nuvo. Io non ce l'ho Instant Gaming, cioè ce l'avrei pure, ma ho levato, perciò a sto punto. Sì, almeno tanto se lo devono comprare. Io pure l'altro giorno ho comprato il codice tuo. Ha fatto bene. E almeno ci escono due stronzate da portare durante l'anno. No, perché io ce l'avevo, ma l'ho tenuto tipo un anno e mezzo in descrizione, ero arrivato a 4 euro di credito. Per ritirarlo devi arrivare almeno a 10, quindi ho detto sai che c'è, fammo leva che mi occupa una riga. Annullato il codice de nu, non lo so com'è il codice nu, il codice proprio, il codice basta è nu89 penso, il link di vero sta qua. Lo trovate sulla live sua o sotto le descrizioni dei video. Io ho preso la descrizione di un video. È primo ingegnere? No, secondo, poi. Lo vedi? Vabbè, tanto adesso lei fa il tempo della vita, come al solito. Sì, eh? Sì, sì. No, non ripongo speranze. Lo io per adesso sto facendo il tempo vita. Delle mele, però almeno la macchina è figa. Vabbè, questo giro è annullato comunque. Io pensavo fossero le qualifiche, adesso le libere. Sì. Vabbè, allora è inutile. Mo switchiamo. L'avvocato alla zavorra, chiaramente la zavorra. Sta facendo sandbagging. Per avere il conto. No, mo ho fatto il tempo. Davanti a me, guarda caso. Vabbè, ma non vale niente, 33. Dominante. Ma, il tempo è. Ma 33 non è tempo qua, dai. Allora perché lo era per me prima? Poi mi stanno esplodendo le gomme. No, devo abbassare le temperature, sono troppo alte. C'è le gomme a 28. Pure devo switchiamo, abbassare le gomme. Switchiamo. Il DLC della stagione 2024? Boh, Leto, non sono idea, sinceramente. Ma io penso che di solito poi le tirano fuori le livree ogni tanto. C'ho tutte le gomme sopra il 27, eh? Ah, io ce ne ho due a 28 addirittura. Mo. Allora. Questa abbassiamo, sì, mo sistema assetto e cambiamo. Quindi se dovete fare gomme fatele perché mo cambio. 24 e 2. Qui facciamo 20, io passo 0,5 tutte quante. 24 e sì. 8. Soprattutto le destre. Qui di 1, 24 e 4. E qua di 27. E allora diga, puoi vincere in realtà tutto quello che c'è, cioè tutto quello che è disponibile lì, quindi non so cosa ci sono, teste di regalo per PlayStation, quindi se c'è sì, puoi. Chi è abbassato il tempo dell'attesa? No, bravo, è ormai è andata così. Ma vedrete. Non mi avete ricordato, Ok, no. Qualifica. È fatto. Tanto come è ruotavo dietro al volante.
È bellissimo quando lo switch che uno sta in mezzo alla curva, si cappotta sulla postazione perché tutto un tratto il force feedback molla. Bravo. Sa perché capita sempre a me. Come un mitico film di... Dai Vito, almeno no, tu. Non me lo sto ricordando. Chissà perché capitano tutte a me. No, questo mi sa che mi manca il repertorio. Dai, di Bud Spencer. No, questo non mi manca. Sì, era solo scritto, lui, giusto? Sì, era da solo, era da solo. Da solo. Se non è con Terence Hill è come se non valesse. No, così, non valesse, di ora si provano cose strane. Prima ho preso il BMW. La password è Blockbuster, è scritto tutto minuscolo, tutto attaccato. Sempre 20 minuti di gara, raga. Mentre mercoledì sera, già vi dico, faremo track day perché giovedì c'è l'Endurance, quindi ci metteremo a cercare un po' il tempo. Track day qui? Sì. A me l'accollo, mi piace. Vengo pure io. Dai, dai. Così se per caso ricoverano Mazza... è pronto. Ormai è pronto soccorso, gli tengo nel posto. Però io spero di no in realtà, perché sto correndo con la McLaren. Ma tanto Mats gode di ottima salute. Guarda, non lo dico perché sai, giusto per la cabala. Nel dubbio non cambiare alimentatori da qui a giovedì. Ci si lancia. Allora Fabio, no, mi piace largo, un botto, però a volte tra le sensazioni e il cronometro c'è vero, la differenza. Quindi vediamo. Piacermi mi piace. Sì raga, ormai mazza, manco più al numero, più al pronto soccorso. No, ma il fatto è che quando sono tornato la seconda volta, cioè sono dopo per gli stessi corridori, dicevo, ah, qui sono stato, qua in sede a rotelle, perché mi hanno portato in sede a rotelle nella stanza, anche se potevo camminare. Sì. Pensa che arrotonda come guida turistica lì in corsia, perché... Potevo dare indicazioni tranquillamente. Qui tocca fare almeno un 32. 32 lo facevamo, sì. Sì. Quando eravamo giovani. Bravo. Davanti ho il Jordan bolognese, Michael Jordan. Oddio, troppo vabbè, non fa niente, sorda. 33,6. Saluto Biscotti di partenza. Buono, dai. 34, però secondo me puto. Ah, grazie Sordan. Ingegnere, non accetto tempi sotto il 32. Non tiro qua, ho fatto 34 adesso. Ma lei fa così, poi dopo all'ultimo sempre a tambotta la zampata. Lei si confonde con se stesso, avvocato. Lei progetta in me le sue prestazioni. E come sta andando a fuoco tanto? Un coglione stretto troppo. Parole dure. Parole forti. Allora, ora ti dico il primo giro valido quant'è.
33-3. Andarono tutti e 33 trellando? Sì. lunghissimo, lunghissimo, raga. Però 3-3 con piccolo disguido. Allora, il problema è questo, che noi adesso ci ricordiamo il 32, che va bene, ma non l'abbiamo di certo fatto con 50 gradi sulla pista, perciò... Questo è vero, 33-1 per ora. Quasi vedi, 33-2, vedi, no? Lo vedi, ingegnere? Mancano altri minuti, avvocato, già lo sa, la fine che faccio. Jesus! Quanta gente arriva, quanta gente arriva. Andate, andate, andate. Questi escono larghi qua, ok. Ero sotto, ero sotto. Un peccato. No, ma vince è impossibile, ragazzi. La gente cammina troppo. Però una volta la soddisfazione di fare un podio, Saure e Motoie. Solo che veramente mi stanno a esplodere le ruote. Bisogna scende tanto di pressioni qua. Glielo fa caro, ciao. Ma? Tre minuti, mi sono rimasto solo un giro. Porca Eva. Un giro praticamente uguale a prima. Guarda te. Ultimo giro, quindi. Sì. Due giri. Yellow flag is a call. Ah, scivolato. Sì, forse due giri, due giri. Losing time is a call. Oddio, uno esce dai box ora. Già al quarto giro la macchina scivola come se fosse... Sì, sì, scivola tantissimo. Schiaccio. Cioè, è possibile migliorare il tempo. Infatti adesso ho fatto tipo 3 decimi su ora. Poi quanto devo abbassare la pressione ancora? Dai, 33-2. Posso andare ancora? Ah! No. No, 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 no. Slow car ahead. Sì, con 50 gradi d'asfalto in effetti 33-2 non lo butto, No, no, appunto. Ok, 32 ce forse ce l'ho. Sì, io ce l'avevo. Bella più, sì, vabbè, te credo, 32-9. Però basta per starmi davanti, avvocato. Come al solito. Piagnina, vergogna.
Quindi avvocato, quindi devi fare la qualifica anche stavolta, abbiamo deciso. Ah no, ancora manca mercoledì, scusi ingegnere, non è che mo l'ES sbologna tutte le qualifiche così. Ma scusa, lei... Allora si più lento, avvocato. Se hai l'apertura dei freni a 4 diminuisci la 3 che scalda di meno le gomme. No, al contrario, devo aprirli. Difatti tocca aprire i condotti, ingegnere. Apriamo i condotti. Apriamo i condotti perché prima, così si raffreddano i freni e scaldano di meno le gomme. Sono però bravo che mi ci ha fatto pensare. Vediamo, adesso ce l'abbiamo a 4 i condotti freno, li mettiamo a 6. Apriamo tutto. Ha preso i biglietti della finale di Europa League. È un po' come quando, sai, la madre apre le finestre a casa per pigliare aria. È uguale. Allora. Ho preso i biglietti della finale dell'Europa League, ragazzi. Adesso faccio gesti che non penso si vedano con la cam, spero, con le mani. Non vai a supportare i Totti bianco celeste che hanno il nome con fierezza. Poi bisogna abbassare ancora la pressione delle gomme. Grazie Andrix, mi fa molto piacere, grazie mille, contento. E, ma no, raga, in realtà la macchina va molto bene, bisogna semplicemente impararla di più. Oh, primo in Ghingolo, attenzione che è il nostro avversario. Ha fatto Ghingolo, un bel tempo, 32. Se noi continuiamo a dare occasione ai nostri avversari per battere. Sì, sì, gli stiamo spiegando quanto siamo pippe e come possono migliorare. In Ghingolo 32-3, poi Andreassi, io, ma guarda, giurato, Candy, ma battuto di 7 millesimi. Cambio e no. Il Vito dove sta? Io non mi considero. No. Non è l'Austria questa. Dove sto? Boh, 21esimo. Boh. Tu sei Gianmarino, 19esimo. Dice in Ghingolo almeno qui, perché dietro in classifica. No, figuri se so la classifica, io ingegnere. Allora, settimi. 20 minuti. Avvocato, non hai visto il video? Sì, sì, no, l'ho vista sia all'inizio che alla fine, però è una cazzo a memoria, cazzo. Cazzo, è scritto siamo settimi sopra. Sì, io come siamo noi, sì, ma non è che so chi ci sono i primi 6 davanti a noi e gli altri 20 dopo. Ok, questo io lo concedo. Anzi, adesso fammi... Ne approfitto per controllare un momento. Attenzione, Sid subito dietro. Candio subito davanti. Candio, il mio posteriore non ha un mirino. Ma Betto c'è ancora, sì. Eccolo, c'è. Sì. Ci tiene pure lui. No, attenzione, Peppino, grazie per i 5. In Ghingolo è molto dietro in classifica, è un Marangoni. Ah, ecco. Ecco, questo però non è buono, nel senso... E se lui dietro c'è stato davanti, fa brutta figura al povero ragazzo che ha fatto la pollo, cioè lasciatelo. Che poi lui è il mitico in Ghingolo che avevamo mandato a fare la scarpetta quella volta, mi sa. Perché è lui quello che siamo andati addosso? Meglio al Porricardo, perché mazza al Porricardo e l'ha presi tutti. Io ne ho preso uno, mi sa, a Chialami. Mi sa che era quello. Ah, era in Ghingolo? Che l'abbiamo intingolato all'esterno del salsicciotto? Mi sa che era lui. Ci sta Inghi. Sì, difatti dice sì. Tranquillo, okay. Inghingo, si rifaccia sull'ingegnere, giovedì. Bella che dice, cioè non sull'avvocato, sull'ingegnere, proprio preciso. Okay. No, perché il sostituto mio serve. Tranquillo, Narduzzo, anzi, grazie che mi hai ricordato dei condotti, speriamo che funziona. Quanto cazzo è perfetta la schermata? No, so tutte identiche praticamente. Sì. Grazie. Solo che io tutte le tieni tutte, io invece astrale. Me scordo, cazzo. Attenzione, abbiamo un nuovo dio qui. Grazie allora, mille. Abbiamo davanti in Ghingolo. Io c'ho davanti Frasqui. Oh, che paura. Sid. No, mi sono scordato Hild, porca zozza. Io davanti Luca Giurato. Mi raccomando, curva 1, raga. Beh, qui curva 1 è facile, curva 2 è il problema. Sì, facile. No, beh, c'è spazio a destra, dico. La Porsche dietro è partita a fionda, tanto per cambiare. Inizio a pensare che sono veramente una pippa a fare partenze. Panino, vabbè,
Ecco, eccoci. Okay. Riconosciamo. Vabbè, adesso la live. Sì. C'ho l'ingegnere dietro che con uno scatto siderale si è messo subito dietro. Mamma mia, sta Porsche. All'esterno. È impossibile. Qui c'è casino qua davanti, mamma mia. Giurato, Inghingolo e Andreassi. Luca Giurato ha fatto una partenza molto migliore della mia. Tutto bene. Ma pure lei è ingegnere. Oh, mamma mia. Oddio, botto dietro. Tutti molto molto safe per il momento. Ci sta. Bravissimi. Oh, Giurato prende il salsicciotto. Oddio, oddio. Altri qua. Uomo esterno, ah. Mamma mia. Dentro. Oddio, all'esterno. Non resistere, Volpi. È andato. Ha tanto motore. E allora prendiamo tutta la scia. Luca Giurato, sono io a destra. Pure per nome, attenzione. Oddio. Manovra la Marisa. Oh, attenzione, Frasqui lungo. Non ho più che lungo, mi hanno accompagnato la lunghezza. Ah sì, non avevo visto il dettaglio nascosto. Vabbè, che io poi provo pure a difendere all'esterno in curva 1. Cioè, pazzia da parte mia. Ma come mi hanno dato un warning lì? Pure a me me l'ha dato. Scusa Sid, ho dovuto tenere un traverso. Oddio. Clamoroso. Porca puttana, no. Dai, porca mi puttana. Si è avvitata la macchina. A me quasi. Ah, Gesù. Ma morto? Occhio. Vabbè, sono quindicesimo. Poi riavviamo, eh. No, vabbè, ma figurati te. Un avvitamento un po' particolare, non so perché. Ma anche curva? In realtà in due. 4 e 5, cioè no, come se non avesse proprio aderenza. Ah, ok. Che peccato. Comunque il sorpasso su Giurato all'esterno lì, tanta roba, ingegnere. È stato molto bello assistere a questa cosa qui. Tanto mi ha sorpassato sempre Russo all'esterno nella stessa maniera. Tende ad avvitarsi. Mi pare che i condotti aperti stanno a funzionare bene. Sì. Anzi, forse un po' troppo bene, perché io ho le... I freni freddi, eh? I freni freddi, sì. E pure io, magari a 5 se può provare. Se non perdiamo fiducia, possiamo rimontare qualcosa. Le pressioni a destra sono... Perché sta curva, cioè sta pista, forza molto sui ruote a destra. Appoggia, ragazzi. Tanto a sinistra, sì. Purtroppo, e quindi... Quelle se colorano per forza queste temperature. Ho due warning, ai. Qui è facilissimo, Vialli. Ah, al DT. Drive through davanti a me. Purtroppo nel cercare di sorpassare Sid mi approfitta Vetto. Sì, dica. Vabbè. Car number 27 called to pit for drive through for irregular overtake. La vettura 27 chiamata in box per drive through per sorpasso irregolare. Ripeto. Ma come sorpasso irregolare? No! Zordi va per il drive through. Perché irregolare, raga? Era bello, non era irregolare. Noi andiamo per il gruppo qua davanti.
Porca, ho preso un altro warning. Mamma mia come scivola. Sarà una tragedia sta gara. Cioè questa è una gara di 20 minuti, capito? Figurati un po'. Sì. Farsi un'ora di stint con sta roba. Grazie Matt. Ok, non ti ho sentito? Non ho sentito Nissan. I freni sono freddi, ma come? No. Sì, quei due davanti sono volati, raga. Non ce l'ho per stargli dietro. Girano sul 32 alto, noi stiamo girando 33 e mezzo. Ma prova a spingere un pochettino, ma ho visto un omicidio da parte di Vetto. Oddio, che volo lì, sì, curva 1. Mi danno il triste annuncio. Vedi, Vetto fa vittima tanto solo con noi. Ragioni che sul podio. Perché stando con noi ha affinato le sue tecniche di killer. Vaffanculo. Che rischio. Quella curva comunque è il cordolo esterno che fa rischiare, eh? Ma a me mi pare tutta scivolosissima comunque. Qua Messina ti sei proprio buttato alla provincia di Caserta, meno male che t'ho visto. Però tipo al limite della provincia di Messina però. Vabbè, però sarebbe stato troppo coerente. Però tipo 9 piloti su 10 avresti fatto l'incidente là. L'ho detto, lo dico. Un po' come i dentisti che raccomandano Mentent. Mi sta a passare pure Russo. Sì, Russo che poi non ha il nome. Perché non si capiva, il Russo è una lingua difficile. Non c'è il pit combat. Porca troia, guarda la chat, mi sono ammazzato. No, quindi questa bandiera già l'è lei? Già, eccoti. Attenzione, ricongiungimento. Se vi volevo far bagare con nu. No, raga, ma il problema non è il tempo, è che scivola dappertutto e quindi una gara così lunga senza fare errori sarà una tragedia. C'ho la gomma posteriore destra completamente arancione. Vabbè, dopo l'ultima gara però dipende anche dall'uscita che hai fatto però. Sì, potrebbe essere in effetti, eh. Le mie sono gialle, ma effettivamente, oh, che cazzo di sofferenza. Sì, sì, ma poi è un peccato perché non te fanno mai godere una pista con ste cazzo di meteo. Cioè, voi non avete quante volte nella storia a Valencia ha fatto 50 gradi, porca Eva. Ma oddio, ti dirò. Ci potrebbe pure stare, vabbè, ok, però proprio mentre corriamo noi. Sento di dire che sarà Valencia quella che scarteremo, ingegnere. No, avvocato, peggio di Paul Ricardo non può esserci. Ma non te crede, eh? Due ore senza fare errori qui sono tantissime. Ma pure due errori senza fare errori. No, ma porca puttroi.
pure a Silverstone sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta, come l'amaro Montenegro. L'amore vero. L'antico vaso andava portato in salvo, poca. Lo so, però lì c'avevo vibrazioni positive, qua proprio no. Peccato perché la pista mi piace tantissimo. Sta McLaren devo risolvere il problema di avvitamento perché poi è una figata. No, è una bellissima macchina, poi è molto vincente, eh. Vincono un sacco di persone con quella. Eh sì, ma per forza si vede che è facile da... Ci vogliono giusto due accorgimenti, poi... No, non c'è speranza che Nuvolo, raga. Che dopo le ultime prestazioni iniziamo a sperare sempre nella pioggia, però... Allora, c'è da dire che io mi sono ammazzato mentre leggevo la chat, cosa che non farò nell'endurance. Però comunque mi rendo conto che è proprio difficile essere costanti perché scivola dappertutto, cioè rode che sì. Vanno a fuoco, cazzo. Lei come sta messo a impressioni? A pressioni. No, impressioni non schifo. A pressioni. A parte che faccio impressione, questo sicuramente. Però tipo le gomme di destra 27. Un po' giallino. Cioè verbo giallogno. Le gomme di sinistra invece bene. Io solo l'anteriore sinistra, bene. La posteriore sinistra è un po' più verdina chiara. E l'altra si vede che sono proprio cotte. Quelle di destra sono gialle. Sì. Le trove Giannoni. Ma poi con sto fatto che abbiamo aperto i condotti frena pure di meno mo, perché i freni sono freddi, quindi si allungano pure le frenate e sembra che scivola ancora di più. Tocca abbassarli a 5 i condotti. Nel frattempo ci si prova qui. Ti è arrivato dietro? Sì, sì, ti ho ripreso un attimino e sto cercando di approfittare delle tue tracce sull'asfalto. Ne lascio parecchie con queste sgommate che sto a fa. Però hai un po' più di trazione fuori dalle curve. Sì, a 5 potrebbe funzionare in effetti, ragazzi, dobbiamo provarli. Quello che è certo è che a 6 no, 6 non vanno, perché i freni si sofferdano tanto e poi allunga tutte le frenate. Attenzione! Vedo molto vicino alla tua McLaren. La garra dietro? Sì. Siamo incollati. Però occhio anche questi dietro. C'ho due warning io sempre. Ah, io pure. Terzo warning a me. Eccala. Madonna, vabbè, come siamo stati attaccati qua. Che ha detto ingegner? Sto forzando apposta, perché è meglio forzare adesso che... E poi io c'ho un'ansia a correre nel culo di uno. Visto il posteriore della mia macchina molto vicino all'anteriore della tua. Stavo frenando troppo. No, 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 no. Però ti giuro, sono tesissimo. Perché ci stiamo facendo un giro con un foglio di carta tra le macchine. Thank you.
Eh no, raga, no, non molla niente. Siamo avanti un doppiato adesso, Brunetti e Gianmarino. Mi sono buttato. Nei piccoli. Sì. Ah, sei nei pit? Ok. Oddio Brunetti! Oddio, sto doppiato! Grazie Brunetti! Ah. Perso 3 metri. Respiro un attimo. Eh sì, anche perché adesso c'è l'altro dietro che attacca me. Madonna, ora mi è uscito lui. Lungo, cazzo. Un po' meno di quello che pensavo comunque. Che cazzo, che io stavo, ragazzi, subendo il sorpasso. Ti fossi stato incollato lì. Sì, ma hai passato sicuro, perché sono andato lungo quei 5 metri. Invece ho dovuto far passare Cianino. Adesso Martelli calla, mamma mia, facendo rivedere. Non so come ho ottenuta, raga. Ti ho visto fare qualche saltino, sì, interessante. Ma scivola dappertutto, non ci riesco. Se non troviamo il setup giusto per le gomme, qua saranno un martirio. Automobilista 2 è bello, di grafica molto bello, da guidare pure è bello. Purtroppo però il giro da solo. Il trupe e l'ingegnere. Brivido. Perché online non c'è nessuno, ragazzi. Io sono riannato lungo, cazzo. Adesso Shani ti mette pressione perché lui va adesso. Sì. Ma io penso di aver martoriato proprio le gomme poi. Oh, c'è una macchina ferma qui, occhio, eh. C'è una Porsche de Pecchia. Buon centrocampista del Napoli. È vero, Fabio. Fabio Pecchia. Ex allenatore del Pescara. Eccoci. Car on the right. Clear on the right. E poi il problema è che in realtà le pressioni sono giuste, perché io ce l'ho giusta la temperatura, la temperatura che, sì, che sì. Che gli fai a temperatura? Porca Eva, fuori pista, fuori pista. Madì, mamma mia, troppo. Vabbè, a questo punto finisco la gara, mi becco la penalità di 80.000 secondi, chi se ne può. Gianni ci ha passato, raga, stavamo fuori pista. Però mo sta qua. Siamo proprio a tiro. Ultimo giro? Ultimo giro. Ah, forse sì, ultimo. Ultimo? Oi oi oi! Ci prova Diego? Car on the right. Dentro da lontano, andrà un po' lungo. Prova, sì, l'incrocio Gianni. Oddio! Ci sono due, tre, uno davanti a voi. Ok, di cui uno sono io, mi sono pure girato. Esatto. Diego? Mi sono ammazzato. Ma perché dove c'era quello girato, non sapevo dove stava l'altra Ferrari. Se stava a venire verso di me o no, quindi io mi sono tenuto largo. Mamma mia, guardate mo se non mi faccio obliterare a nu. Le gomme di dietro veramente. Eccolo! Rosso inferno. Attenzione! No, peccato! Toccatina! Ma ti sei girato? No, però sono andato dentro nella ghiaia. Ma l'ho buttato fuori io? Perché non mi sono reso conto? No, vabbè, sono entrato, ma hai tenuto, amen, cioè non... Comunque è difficile capendo cazzo stanno l'arti quando non stanno nel campo visivo. Il triplo monitor da quel punto di vista è una figata. Lasciamo stare... Peccato. Forse dovevo avere un po' più di pazienza, perché proprio nell'ultimo settore io ne ho avuto sempre di più di te. Sì, sì, ma difatti secondo me mi avresti passato. Oddio, ho sbagliato a provarci subito. Se c'avevi il giro del più era sicuro. No, ho sbagliato a provarci lì subito. Sì.
È solo che sai, le ultime due volte sei andato lungo, lì ho detto boh. Sì, sì, no, perché mi sta scivolando tantissimo, veramente una tortura così. Bella, però. Voglio rivederlo da fuori. La McLaren la vorrei quasi specializzare. È bella, è bella. Aspetta, rivediamo l'ultimo giro, raga. Allora, qua c'è Ciani, ok. Qual è? 14? È proprio l'ultimo, quello prima del replay. Ah, qui sono rimasto largo perché non sapevo lui dove sta. Guarda dove siamo passati qui, raga. Non ti preoccupare, Luca Giurato, va benissimo, sì. Cioè, clamoroso, capita, perché no? Io non sapevo lui dove stava. Guarda, 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 sì, 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 sto a vedere pure io. E allora, c'avevo paura che, dico, non gli lascio lo spazio per girare. Invece siamo passati tutti e due in un fazzoletto. Poi io largo, ok. Tu recuperi, a quel punto stai a provare l'incrocio. Si avviciniamo. Eccolo qua. Vicinissimi, non si vede un cazzo così. Oh, vabbè, che ci vuoi fare, dai. Che nu, devi raffinare la manovra alla Marisa. Esatto. Diciamo, la tecnica anche perché perfetta. L'ho preso in culo io, capito? Se, cioè, per farla forse... bene dovevo allargare lui. Però forse esatto. È un po' più colpa mia che tua qua, eh. No, non lo so, cioè nel senso... Vabbè, però ci stavamo a provare a fare l'affiancata, era proprio millimetrica. Sì, sì, no, allora io più a sinistra di così ero bloccato. Sì, io potevo, cioè, sta 10 centimetri più là, però era difficile perché non vedevo dove stare. No, era difficile, però la cazzata di fondo è la mia perché nell'ultimo settore ne ho sempre avuto di più, ti passavo da un'altra parte. Sì, difatti l'ho sì. L'ho voluto fare subito, ho fatto un pochettino la malavitata. Però bella, bella, bei duelli, no, bei duelli. Sta. Finché non contano un cazzo, va bene. Sì, sì, sì. Allora, molto bene. A questo punto, ragazzuoli, io direi. A questo punto, il mio volante non si è bloccato. Ah, attenzione! Io ho capito, c'ho continuamente l'ansia, però. Allora, a questo punto, ragazzi, io direi che sì, per sì. Stasera è tutto. Sì. Programma della prossima settimana molto racing, raga, perché lunedì ci sta il Notch Life che esce. Faremo sicuramente la sì, live. Esatto, lunedì niente BIM in G, camion e cose varie, bisogna subito approfittare della situation. Poi mercoledì c'è sta il track day qui, giovedì c'è l'endurance qui e poi venerdì sicuramente faremo qualcosa. Io penso che a questo punto venerdì faremo qualche mod su AC, no? Qualcosa di venuto sempre su AC. Sì, volendo possiamo recuperare, se no venerdì una cosa chill. O venerdì pure i camion, poi vediamo, insomma, poi se lo famo sapere. Sì. Oh. Bueno, io direi buona Pasqua. Amici, esatto. E ci vediamo proprio lunedì, perché naturalmente lunedì alle 3 non esce niente sul canale perché state tutti imbriachi, io compreso, quindi che cazzo famo un video a fare. Ci vediamo martedì su quello, però lunedì sera, al netto della salute mentale, ovviamente proviamo le novità. La teoria è quella del Notch Life. Del Notch Life, esatto. E poi ovviamente, raga, lunedì sera sapete alla fine cosa succederà. Diamo via il Cammus C5, quindi attenzione. Ah, un fortunato si troverà con un direct drive nell'uovo di Pasqua. Eh sì, eh sì, eh sì. La tenda e le padelle le dovete prendere voi. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, grazie della compagnia come al solito e buona Pasqua. Notte. Notte ciao boys. Ragazzi, buona Pasqua. Grazie mille a tutti quanti, alla prossima e ancora auguri.